Io? Chi sono io? Una domanda, la più grande di tutte le mie domande. Io sono gentile, calmo, amabile, ma a volte cinico, cruento, poco consolatorio. In realtà vivono in me zone psicologiche in netto contrasto fra loro. I miei gusti e le mie scelte sono spesso discutibili. Lascio agli altri le reazioni opportune. A volte preferisco rischiare per dare un senso alla mia vita. Quando sento arrivarmi addosso la monotonia, mi piace l'effetto. Vai da una parte e ti ritrovi dall'altra senza averlo previsto. Amo i finali a sorpresa, quelli che non ti aspetteresti mai. Le cose difficili mi attraggono, mi affascinano. Le sfide mi tengono acceso. Perché non provare? Cerco di comprendere le cose limitatamente. Prima o poi scopro con certezza ciò che ti passa per la testa, perché mi spingo oltre la ragione, l'orlo della psicosi, rischiando di finire in un baratro senza fine. Dicono di me che sia un pazzo, un idiota, o forse semplicemente sano. Giudicate un po' voi, ma con la vostra testa. La mia attenzione principale è il più grande dei sentimenti umani, l'amore. Anche se ciò che mi porta ad amare è un gran senso di paura, di vuoto, di solitudine. Io sono un uomo romantico, amo con ossessione, con follia. Non esiste amore senza ossessione o senza follia. Io sogno ad occhi aperti, ma con i piedi per terra, per non lasciare che i sogni diventino chimere. Io guardo il cielo, poi guardo la terra. Guardo quell'essere misterioso che vive in me. Io sono per metà misantropo e per metà filantropo. Scegli tu la parte che ti piace e divorala, se ne sei capace.